Tutti in colonia quest'estate, ma con arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video, udite udite, eh sì, un video annuncio. Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla colonia estiva di Arte per te. Cos'è la colonia estiva? Ma come? Un momento di ritrovo creativo che ci accompagnerà per tutta l'estate. Un giorno a settimana, il lunedì mattina, faremo insieme un'oretta di creatività. Quella creatività che, vista nei video, sembra così semplice e immediata, ma che in realtà nasconde delle insidie che senza una giusta guida possono diventare inficianti per qualsiasi lavoro, anche per il più semplice. Questo non è soltanto un video annuncio, vi farò anche un esempio pratico di quello che faremo durante la nostra colonia creativa estiva. Intanto vi do le indicazioni. Se ti va di iscriverti alla colonia estiva di Arte per te, che prende avvio dal 15 giugno e finisce il 15 di settembre, contattami tra i messaggi privati di Facebook. Il costo della colonia estiva è di 150 euro, che potrà essere corrisposto tramite PayPal o bonifico bancario, e prevede un incontro da un'ora il lunedì mattina. Naturalmente l'orario è abbastanza comodo. Facciamo dalle 10 alle 11? La colonia estiva di Arte per te chiude soltanto la settimana di Ferragosto, quindi sarà tutti i lunedì tranne quello della settimana di Ferragosto, che vi do libero perché immagino partirete tutti. Ma cosa faremo a questa colonia estiva? Bene, faremo dei quadri in stile veloce, moderno ed estivo, faremo del riciclo creativo in chiave estiva, faremo composizione pittorica e anche creativa estiva, saranno tutti temi rivolti alla bella stagione. Poi via via che ci avvicineremo a settembre magari daremo anche una sbirciatina nelle tendenze autunnali, ma per farvi capire in chiave veloce come faremo, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare una cosa insieme. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro quadretto con i sassi. Cominciamo subito. Cosa ci occorrerà? Un acrilico nero, ma questo è facoltativo. Un tagliabalza, un pennello di non grande pregio, dei piccoli sassolini che dovranno simulare delle forme. Durante il quadro vi farò vedere che tipo di forme. Io ne ho 5. Una penna tipo tratto pennera e una rossa, un righello, matita, gomma, un cartoncino che non sia proprio bianco ottico. Io ho scelto un bianco crema e un cartoncino da acquerello. E poi all'IKEA, a 50 centesimi o poco più, ho preso questa cornicetta bianca Illevad 13x18, così sapete anche le dimensioni. Potete sostituirla con qualunque cornice abbiate in casa. Potete fare questo lavoro con qualunque colore di cornice e anche di sassi volete. Ci occorrerà anche della colla, o vinilica o attaccatutto. Mi occorrerà anche un foglio di cartoncino bianco ottico che spezzi un po' con il colore della cornice, che invece riprende quella del cartoncino di fondo, quindi questa. E poi uno scotch biadesivo spessorato, quelli che fanno appunto un po' di spessore. Iniziamo subito. Come prima cosa smonto la mia cornicetta, levo l'acetato di protezione che conserverò per un prossimo lavoro di Arte per te. Ok, e mettiamola da parte. Prendo quindi il cartoncino bianco ottico e, sfruttando il taglio della carta, creo un cartoncino della grandezza della cornice. Quindi con la riga traccio le diagonali. Prendo 3,5 cm come punto su ogni diagonale, quindi unisco i punti. Ed elimino la parte centrale. Quello che avremo sarà questo.
e adagiandolo all'interno della cornice avrò creato un passepartout. Adesso devo centrare il mio soggetto. Io iscriva all'interno del passepartout ciò che devo mettere, quindi segnerò leggerissimamente sulla carta il mio scenario e andrò a montare quello che voglio sia la mia scenetta. Quindi 1, 2 e 3. Voi ancora non state capendo cos'è, ma tra un pochino lo avrete chiaro. Faccio delle linee, quindi sposto i miei soggetti. Prendo un po' di acrilico e i miei sassolini. Li poggio e dipingo. Voilà, tutta la loro superficie. Mentre loro asciugano, dedichiamoci ad un'altra parte. Prendiamo il nostro passepartout dalla rovescia e attacchiamo lo scotch biadesivo. Ok, e mettiamo da parte. Adesso con una penna faccio le linee su cui andranno a posarsi i miei passerotti. Quindi una, belle fluide, e due. A questo punto prendiamo la nostra cartolina e sporchiamo con della colla tutte le nostre pietroline che saranno belle ed asciugate e appiccichiamole sulla nostra carta. Quindi punto di colla così. Voilà, che carini. Adesso creiamo per il gattino delle simpatiche orecchie e coloriamole. Quindi facciamo partire una bella codona e coloriamola. Quindi un beccuccio di qua e un beccuccio di qua. E poi una bella codina da rondine di qua. Fate una V. E coloratela così, un po' sfrangiandola. E le zampettine dritte e poi aprite. E adesso al centro tra i due un cuoricino, così. Finito. Adesso lo montiamo. Prendiamo il nostro passepartout, togliamo la protezione per l'adesivo, inquadriamo bene bene la scena, prendiamo la nostra cornicetta, giriamo e manca la firma. La metteremo qui. Non è carina? Allora, non è carinissima? E allora, mi piacerebbe dirvi che è una mia idea. No, ho preso l'idea da un posto che ho visto su Instagram. E scrivo poi qui con una penna bianca il mio nome. E voilà, il mio quadretto estivo per abbellire camerette, corridoi, angoli di casa graziosi è bello e pronto in 448. Ma sarò stata così veloce come avete visto nel video? O avrò avuto qualche difficoltà? Qualcosa nel video è stata fatta in maniera facile, ma in realtà nel momento in cui lo fate davvero c'è bisogno di qualche suggerimento in più? Bene, a tutto questo serve la colonia di arte per te.
per rendere semplici idee facili, perché dietro anche all'idea più facile si nasconde l'insidia se non si ha padronanza del mezzo creativo. E allora vieni anche tu alla Colonia di Arte per Te per creare in maniera semplice, divertente e divertita tanti manufatti dal sapore estivo per la tua casa e non solo. Bene, vi aspetto tutti e ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Visto che carino il nostro quadretto con i sassolini che potrete trovare in qualunque giardino di qualunque casa estiva, durante qualunque passeggiata, mi raccomando non depredate le spiagge, i sassolini vengono anche venduti e se state attenti secondo me li troverete anche nei vasi delle vostre piante, per creare delle cosine carine così. Per questo ho preso ispirazione da un lavoro, me lo sono scritto, di Melinda Blomma, che ho trovato sbirciando su Instagram. E mi è tanto piaciuto, quindi andrò alla ricerca di idee fresche, carine, d'arredo, di creatività, che risultino immediate, facili. Spero di poter fare tutte lezioni autoconclusive, quindi ogni lezione un corso diverso. Mi impegnerò per questo, anche se la garanzia non ve la posso dare perché molto dipende anche da voi. Perché voglio fare un lavoro di questo genere? Perché in un video come questo, che voi vedete tagliato e risolto così in pochi passaggi, in realtà ci sono tante piccole insidie che senza una guida creativa e non avendo grande dimestichezza con i materiali dell'arte potrebbero inficiare l'esito del vostro lavoro. E allora venite anche voi a sviluppare uno spirito creativo, estivo, scanzonato, semplice, ma nello stesso tempo di gusto carino e che vi faccia avere a fine estate una testimonianza del vostro passaggio nel mondo dell'arte e di arte per te in maniera congrua ed efficace a quelle che sono le funzionalità artistiche. Vi aspetto tutti, se volete iscrivervi, venitemi a trovare su Facebook oppure scrivetemi una mail su arteperte@hotmail.it. Vi aspetto numerosi per la Colonia di Arte per Te. Pronti per questo meraviglioso viaggio estivo? Si parte insieme per le vacanze! E per Sotto l'ombrellone a farvi compagnia, non dimenticate i miei libri, Il ricettario dell'arte, il libro in cui ho conservato tutte le mie ricette relative alla creatività. Potete trovare ogni tipo di ricetta per creare i vostri materiali creativi. E il grande libro del colore, questo è proprio adatto al Sotto l'ombrellone. Qui, all'interno di questo libro, potrete scoprire il significato di ogni colore, il suo utilizzo principale, il modo di utilizzarlo per ricreare determinate atmosfere, sensazioni, il modo di creare le varie tinte, il modo di accostare le diverse tinte, insomma, e tante altre curiosità sul mondo del colore e sulla pratica consapevole, l'utilizzo consapevole del colore. Vi aspetto in tutte le librerie e su Amazon. Bene, adesso via con le iscrizioni. Vi aspetto a braccia aperte. Io vi do appuntamento però sempre qui a un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!